la Juventus, parlando di questa Juventus, mi sembra che il tempo passa, le cose si dovrebbero aggiustare, in invece realtà peggiora. I passi vanno indietro, o sbaglio? Giusto. Giusto, giustissimo, sì è vero. E quello che io rimprovero ad Allegri, che continua a dire oggi anche in conferenza stampa, ha detto, vabbè, però voi pensate che con qualche giocatore 3 mesi si aggiusta tutto. No, caro Massimiliano, tu non sei lì da 3 mesi, tu sei lì da 1 anno e 6 mesi. Quindi praticamente tu questa squadra la conoscevi, hai influito sulla campagna acquisti perché ti hanno comprato i giocatori che tu hai chiesto, a differenza di quello che succedeva con Moggi. Moggi comprava i giocatori lui a Lippi, qui invece gli è stato chiesto cosa voleva e lui gli ha detto le cose che voleva, i giocatori che voleva, gli sono stati presi tutti. E quindi adesso non è che lui mi può dire vabbè, però ce li ho infortunati alcuni. No, perché ci ha infortunato Pogba, Chiesa ce l'ha infortunato già dall'anno scorso, e ti hanno comprato Vlahovic che tu non sei riuscito a valorizzare, te l'hanno preso già a gennaio. Quindi praticamente gli alibi stanno a zero, così come gli alibi stanno a zero sugli infortunati, perché Pioli in Milan Juventus ti ha dimostrato che con 6-7, se non mi ricordo più bene, lo saprà bene Solaroli, quanti erano gli infortunati, i giocatori esclusi fuori dalla rosa, lui comunque ripescando addirittura un panchinaro come Gabbia ti ha annullato Vlahovic, ha vinto la partita. Vero. No, quindi molto onesta, cioè da giornalista obiettivo in questo caso da parte di Marcello, che poi in ho questo visto, caso hai detto no in questo caso rispetto ad altri su questo vale. rispetto ad altre analisi significato, tra l'altro allora critichi gli altri, non è d'accordo con te, guarda è di una lucidità, è di un realismo pazzesco, ma Marcello sempre così, no, perché poi in effetti proprio a campare le scuse degli infortunati in questa stagione, dove eccetto forse il Napoli, a parte che ha fuori un signor Osimhen, sono tutti pieni di infortunati. Allora però io devo fare... Ecco, tra l'altro io ho letto da qualche parte che tu oggi, e secondo me era meglio quell'altro, hai paragonato Allegri a Del Neri. Sì. No. Sì. Qui c'è differenza di linguaggio. No, ma dai, no, ma uno parla la lingua, uno perché manca, lui, dai. Sì, ma una no, ma vabbè, ma bisogna leggere il pezzo. No, Luciano, devi leggere il pezzo, sennò poi afferri una cosa per un'altra. Specifico, io ho paragonato Del Neri, ed è stato fatto poi il titolo su quello, per il semplice motivo che io ho detto, quando va in conferenza stampa, lui continua sempre a dire bisogna stare zitti e lavorare. E siccome mi ricorderò sempre Del Neri che andava a fine partita a dire bisogna lavorare. Va, mi è entrato in dentro questa vabbè, l'importante è che io ho paragonato a Maifredi, se non avevo problemi. Maurizio, devo fare una correzione. Ah, dimmi. Però Marcello, sappi che Pogba l'ha preso Maurizio Arrivabene e il mister lo voleva fino a prova contraria poco. Quindi ecco, mettiamo i puntini sulla linea. Ma quindi la campagna qui si la fa, arriva bene, che Rubini io la non fa. Ho capito ancora arriva niente, per cui non mi esprimo. So per certo che Pogba è stato preso da Maurizio Rivabene. Luciano, ma perché arriva bene? Sì, perché sono stati loro poi alla fine, anche quelli di mezzo c'è anche la situazione d'elite. Lì c'è anche di mezzo la situazione d'elite. No, stare zitti, l'ha detto tutti, poi ha rilasciato un'intervista a Sconcerti in cui dice delle cose. Va bene, a parte l'intervista a Sconcerti, posso dire una cosa? Zitti, mica tanto. E voglio chiederla a una persona neutrale che non c'entra con, però la guarda dall'alto in basso. Gianluca, quando un allenatore ti si presenta e ti dice bisogna risolvere le cose con le buone o con le cattive, secondo te che voleva dire Allegri? Con le buone o con le cattive, ha detto. Ma sì. Allegri in questo momento cerca ovviamente di trovare comunque sempre una soluzione, non bisogna adesso pesare ogni virgola, ogni parola che bravo dice Allegri, Gianluca, sia molto attento nelle conferenze stampa, cioè ragazzi bisogna anche un attimo rimanere tranquilli. La bravo Gianluca, per questo che ti diamo la linea spesso. Perché Luciano Moggi dice, ma perché arriva bene, capisce di calcio che ha comprato un calciatore? E questo non lo so, io mi astengo dal giudizio. No, però noi abbiamo le parole di Allegri. Abbiamo le parole di Allegri, quindi le mandiamo subito. Arriva bene che arriva lo ultimo. Lo ascoltiamo. Poi voglio sentire Michele, che c'ha qualcosa che gli è rimasto in sospeso. Cosa, Michele? Dillo, va. Le due partite
avevano illuso un po' tutti, ma questo è stato un errore, perché comunque non bisogna mai illudersi, bisogna vivere di realtà, di cose pratiche. Quindi è un percorso che va fatto crescendo giorno dopo giorno, lavorando con passione. Poi è normale che l'esperienza si fa giocando e pagando con certi errori, ma questo fa parte di un percorso che la Juventus ha iniziato dopo tanti anni di vittorie. Io capisco che dall'esterno sembra facile prendere, si cambiano giocatori, finiscono i cicli, perché la vita è ciclica, va bene? E dopo tre mesi vinci, fai, ma non è così. Noi mettiamo tutto l'amore e la passione in questo lavoro, per cercare di arrivare e riportare la Juventus subito nelle posizioni che li competono. Però ci sono altre squadre che sono cresciute, hanno iniziato nuovi cicli, e su questo noi bisogna lottare. Quindi bisogna fare di più per raggiungere gli obiettivi. Ora bisogna fare molto di più. Bisogna lavorare, dice Luciano Modica. No, non c'è una conferenza stampa. Non c'è una conferenza stampa che non sia banale. Che non si parli di gioco mai. Cioè, non parla mai di gioco, di soluzioni. Cioè, dice, ci sono gli altri, ma bisogna, Paolo, lavorare. Ma mai che si prenda le sue colpe. Ma mai che si prenda le sue colpe. Allena posso lui no, questi giocatori. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa che secondo me non depone a favore della nostra categoria? Ma è mai possibile che tutti, o quasi, io non mi ricordo, in queste conferenze stampa del nulla, da 0-0, i colleghi stiano lì ad ascoltare e non gli facciano mai delle domande per provare ad inchiodarlo alle sue responsabilità? Ma che categoria siamo diventati? Ma sai cos'è? Ma che categoria siamo diventati? Poi non ti fanno più gli accrediti, lo sai come funziona. Però l'anno scorso ti ricordi. Ma allora, lo sai allora come funziona, Paolo. Mestiere. No, però l'anno scorso io ti ricordi che io mi sono sempre fregato lui... degli accrediti. Però ti ricordi, Paolo, che l'anno scorso lui rispose male a un collega che ti aveva parlato appunto di... E vabbè, c'è da aver paura. No, rispose male, nel senso che quelle poi alla fine gliel'hanno dette in modo diretto, ma in modo indiretto. No, ma anche i giornalisti... Ma anche stavolta, no, ma scusa, però Marcello. Paolo, certe volte le domande gliele fanno. Il problema è che poi lui le aggira. Cioè, capisci, ti fanno la domanda diretta e lui poi evade e ti fa queste risposte qua generiche, banali. Sì, gira l'angolo. Intanto però abbiamo Marcello, Simone che ci sta aspettando. Marcello, scusate. Però, questo è un tema importante. Scusate, questo è un tema importante nel quale devo intervenire io. Marcello, il detto che fino a quando Allegri o chiunque altro sia allenatore della Juventus è sempre il più forte allenatore, tu lo stai trascurando. Perché stai criticando troppo Allegri. Allegri è l'allenatore della squadra. Io lo valuto per quello che sta sostenere. Facendo adesso, ma non è contento, e quindi magari lo capisco. Ma scusami, io su cosa lo devo valutare? Ma scusami. Luciano, una battuta sola. Okay, ma io su cosa devo valutarlo, Luciano? Sui 5 scudetti che ha vinto o su quello che sta facendo adesso? Io lo valuto sull'attualità, quello ormai è archiviato. Io sto scherzando. Sta scherzando.